Buon pomeriggio, Eccoci eccoci qua. qui, eccoci qui. Guarda Ciao che bella Gabri, novità. bellissimo, in In piedi, piedi, una che cosa, abbiamo fa un sempre po' un certo cediamo. personale. Tu dici? È No, un'idea no, no. sua, oggi ho avuto questa idea, Rino, di cominciare la trasmissione in In piedi, piedi. eccoci qui. E il buon Pietro, il nostro regista, Grande Pietro Pietro Baldassarre, Baldassarre, come che evocativo. ma soprattutto un fuoriclasse che Sì. riesce a gestire la Ci ha nostra non consentito. eccelsa performance televisiva, insomma, credo che sia meritorio del nostro applauso e del nostro affetto. Ci Ci vogliamo sediamo? sedere? Ma io direi di Ci sì. sediamo, ecco. Accomodati, fai come Con se permesso, fossi con all'interno dei permesso. libri del villaggio. Eccoci qua. Allora, Oh, che cosa Simone, confortevole, prima di bellissima questa cominciare. trovata in È piedi. bello, è vero? Sì. Prima di cominciare a parlare dei libri, tu Sì. sei Io stato in trasferta. sono In stato, quel del grazie. premio Camaiore Camaiore. Bell'Uomini, premio Camaiore Bell'Uomini di poesia che si tiene al Lido di Camaiore, 35esima edizione, sia stata una bella Tu esperienza. hai fatto parte della giuria, Giuria tecnica, giusto? sì, il premio A, la giuria tecnica che individua la cinquina dei libri finalisti che poi vengono letti dalla giuria popolare che legge realmente, legge in totale autonomia, questo lo si dice sempre, ma assicuro che è così. E Bravo. quel giorno quando sono arrivato a Camaiore ho visto che proprio c'è una riservatezza, un rigore estremo e poi niente, ha vinto Franco Arminio come appunto nella cinquina, autore amato da alcuni, non amato da altri, c'è stato anche il solito Ah sì, c'è stata la commentificio, sì, vabbè, sì, polemica. la polemica è inevitabile, ma Beh, lui è molto apprezzato, no? guarda, il discorso è questo, se c'è una giuria popolare che valuta, poi uno si rimette a questo. Sì. Ma comunque un po' di polemica c'è sempre, ma del resto noi delle polemiche ce ne anche Impippiamo infischiamo allegramente, abbiamo con fatto una il certa nostro lavoro, ma nonchalance. figurati Ci tu, viene se ci naturale. lasciamo impressionare dalle polemiche, no, 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 l'abbiamo Però è stata smesso, bella io come credo esperienza. di aver smesso di lasciarmi impressionare dalle polemiche dal 76, cioè 2 anni prima di nascere, capito? Che figurati Allora, adesso nel 2023. comunque è stata una bella esperienza È al stata di una là del bellissima esperienza perché il premio Camaiore è un premio importante, 35 edizioni, creato da Francesco Bell'Uomini, ha premiato veramente autori importanti. Adesso io ho citato Arminio, ma hanno Vabbè, ricevuto l'ultimo vincitore. un premio speciale Eugenio De Signoribus, che è un importante poeta che tuttora rappresenta una delle voci più alte della nostra poesia. È stato ricordato Alberto Toni, che purtroppo è mancato, una menzione alla memoria, un altro poeta di grande importanza. Anzi, ho avuto il piacere io di leggere la motivazione del suo premio e di scriverla, e quindi questo della sua menzione. Da Jan Seuss, per quanto riguarda l'americana, che ha vinto portando con sé anche il premio Pulitzer che è legato al suo nome. Quindi voglio dire, c'è una bella cosa, soprattutto è un posto splendido, la Toscana è bellissima, sono stati 2 giorni molto belli, ma questo immagino che possa non interessare i nostri Però amici come io ho noi trascorso questi fa 2 giorni. piacere Comunque sapere che li è ho stato bello. trascorsi bene, è stato un po' difficile dal punto di vista logistico. Eccolo là, Che, sai, arrivare. sì, Tu sei andato dall'Adriatico, col treno. Pullman fino a Roma, tanto per dirvela tutta, Mulo per superare gli Pullman fino a altri. Roma alla stazione Tiburtina, lì insieme con l'amico Renato Minore abbiamo preso il treno, siamo arrivati a Firenze, Santa Maria Novella per la precisione, poi Mi piace. Firenze, Lido di Camaiore e poi siamo tornati in auto invece già, con Duccio Allora, Trombadori che era uno dei finalisti e che non ha scritto un bellissimo, raffinatissimo libro di poesie, Duccio Trombadori, Frottole. Frottole, è stato un bel ritorno, che poi la bellezza di questi momenti è il fatto che ci si incontra. E si parla di poesia. Si parla di Oltre poesia, che si frequentarla, parla di tutto, senti. si parla anche di calcio, non è che Vabbè, chiaro. parli sempre di quello, Che parli di delle volte è tutto. poesia. Come no? Ma. Però il premio è un premio importante, quindi mando anche un saluto alla presidente del premio che è Rosanna Lupi, che lo porta avanti con grande impegno, Ottimo, grande complimenti. forza. Allora, come cominciamo? Cominciamo, oggi noi tanto abbiamo già cominciato, Vabbè, due quello sì, volte abbiamo cominciato, è abbiamo vero. cominciato in piedi, poi abbiamo cominciato con Grande questa, novità. una grandissima novità, la prossima volta io direi di entrare in capriola Oppure, scusate, laterale, entriamo e in non ci vede scivolata, nessuno. Poi. la prossima volta non entriamo, No, cioè entriamo dopo. facciamo una trasmissione audio, La radio sarebbe. che non è male, possiamo anche Sì. attrezzarci. Quindi abbiamo poi cominciato con Col quest'altra cosa. premio e Oggi, adesso allora, io invece, vai. dunque, ho molte cose da dire, mi sono portato i miei appuntini, Ce come al l'hai? solito, certo, Vai. perché
Questo è il blocco di appunti. La matita è sobria oggi. La matita è molto sobria. È il blocco di appunti che uso per le cose di Super J, per i libri del villaggio. Perché parliamo di uno scrittore importante che purtroppo è mancato 20 anni fa, che era anche legato, se lasciateci metterla un attimo sul localistico, anche alla nostra città. Parlo di Giuseppe Pontigia, perché era legato alla nostra città, intendo dire, per chi non lo sa, Teramo, eccolo qui, scomparso nel 2003, grandissimo scrittore, perché è stato parte seriamente, in maniera importante, della giuria del premio Teramo. Quindi era una persona che ha frequentato la nostra terra, la nostra zona, e questo ci fa piacere ricordarlo, perché cerchiamo sempre di bilanciare il doveroso legame con il benedetto territorio con uno sguardo che cerca di essere un po' più ampio e più respirante. Va bene? Ti piace questa espressione, respirante? Allora, Pontigia perché? Perché noi abbiamo fatto già un cenno a Pontigia prima della pausa estiva, quindi nell'altra stagione televisiva, ma oggi ho pensato che fosse giusto dedicare a lui uno spazio tutto per sé, perché è stato veramente un grandissimo scrittore, e questo, diciamo, un po' vincere facile dire questo, no? Ma c'è un ragionamento che mi porta a dire questa cosa. E prima di arrivare a parlare del libro di cui parliamo oggi, che peraltro ha un titolo bellissimo, cioè La Grande Sera, io trovo che sia un titolo meraviglioso, bellissimo anche il libro, poi però ne parliamo, adesso arriviamo al punto, anzi non arriviamo al punto, arriviamo al punto di partenza. Allora, diciamo così, io ho questa impressione che fino a qualche tempo fa c'era chi scriveva dei libri perché sentiva la necessità, il dovere, il piacere di doverli scrivere, quindi sentiva di avere un rapporto di un certo tipo con la scrittura, con la parola, con l'idea stessa e il ruolo stesso di scrittore o di scrittrice, e quindi scriveva i suoi libri, li sottoponeva a un editore o a altri, poi arrivava all'editore, e il libro veniva pubblicato, e dopo essere stato pubblicato veniva magari presentato. Cioè la presentazione del libro era qualcosa che seguiva faceva seguito a tutto un iter. Uno scriveva il libro e poi lo presentava. Adesso invece? Oggi abbiamo avuto un capovolgimento, da qualche tempo. Oggi non avviene più questo. Siamo passati dal fatto che i libri si presentavano dopo che li si era scritti, al fatto che si scrivono spesso per presentarli. Cioè il libro diventa il pretesto per fare una presentazione di se stessi, non del libro. Sto esagerando. L'obiettivo è la presentazione. L'obiettivo è la passerella, sì. L'obiettivo è la ricerca dello status. Come diceva Desmond Morris, ci sono i cacciatori di status, lo siamo un po' tutti, ciascuno a suo modo, ecco, ma c'è in ambito letterario questo avviene. Chiaro, sto forzando un po', è una piccola provocazione, ma fino a un certo punto, perché in verità è così. E in questo hanno dato una grossa spinta ai social. Oggi è importante andare a presentare. Io faccio tante presentazioni di libri, perché faccio questo lavoro, non lo faccio per hobby, non lo faccio per sport, lo faccio per lavoro, quindi c'è un discorso di attenzione, di preparazione, poi gli esiti potranno essere valutati come vi pare, ma c'è un percorso. È un percorso che, con tutti i suoi limiti, mio come quello di altri, si sottrae al dilettantismo, si sottrae all'improvvisazione. Invece noto che, grazie al mondo social, dove io stesso sono un utente entusiasta perché mi piacciono i social, l'ho sempre detto, non è vero, ne conosco gli effetti collaterali, ma mi piacciono, fanno parte della nostra realtà. Certo. Però vedo che spesso ci sono queste allegrie molto disinvolte, queste gioie di presenzialismo, e appunto alla luce di questo mi sono persuaso di questo punto, cioè ormai i libri non si scrivono più perché uno li vuole scrivere, ma si scrivono i libri così c'hai modo di presentarli, hai modo di arrivare in un posto, atteggiarti a scrittore. Poi di solito più sei diciamo poco consistente come scrittore, e guardate, è facilissimo essere mediocri quando si tocca la letteratura, è facilissimo, quindi per quello spesso io faccio questa battuta, siccome ormai tu ti giri un attimo, il tuo amico se ne esce con un romanzo, no, prima c'era un percorso diverso, oggi non è più così, allora spesso dico, ma secondo voi non servirebbe magari un po' più di prudenza, di rispetto, di pudore rispetto a...
Non lo so, tu mi dirai, ma come, ognuno è libero di esprimere. Ah, sì, beh, sì, sì, va benissimo. Beh. Ma perché tutto questo preambolone? Va, perché? Torniamo a Pontigia. Perché nel 1989 Giuseppe Pontigia, che già era Giuseppe Pontigia, quindi non era uno sconosciuto, vince con il premio Strega la grande vince con la grande sera il premio Strega. Ora, un autore che vince il premio Strega, potete avere tutte le idee che volete sul premio Strega, ma è un premio importante, nell'89 era altrettanto importante di quanto non lo sia oggi, stesso discorso per il Camaiore, poi ci sono le polemiche, le non polemiche, i gusti, i non gusti, però ci sono dei premi importanti, quindi se uno accetta queste cose, poi le accetta. Pontigia vince il premio Strega. E uno che vince il premio Strega si ritiene sostanzialmente soddisfatto di quello che ha fatto. Invece lui, che, essendo un grande, che fece? Rilesse questo suo libro, o lo aveva già riletto, e si accorse che c'era qualcosa che non gli piaceva, c'era qualcosa che non gli garbava più di tanto. E allora sapete che ha fatto? Si è accorciato le maniche, come in questo caso ce l'ho io, solo che non sono Pontigia, purtroppo per me e per fortuna per lui, e lo ha riscritto, lo ha cambiato e questo signore qui ha fatto tutto questo lavoro dopo aver vinto il premio Strega. Allora io, alla luce di questa sua esperienza, dico, ma che strano, no? Oggi c'è una produzione di libri ipertrofica, scatenata, non sempre, non è che sia un male, per carità, l'articolo 21 della Costituzione lo dobbiamo difendere in ogni modo, ma per quanto riguarda poi il borsino dei valori letterari e delle consapevolezze estetiche, magari un pensierino andiamolo facendo. Lui ha vinto il premio Strega e ha riscritto il libro. Niente, mettiamo in relazione questi due punti e a questo punto, se Pietro ci manda dalla regia la copertina della Grande Sera, così lo possiamo vedere, io ho un'edizione ormai passata, ma il libro è in commercio, eccolo qui negli Oscar Mondadori, è bellissima questa copertina. Ecco, nel libro, in apertura, c'è una nota introduttiva, dove lui spiega proprio... Dello stesso punto. Sì, cioè, mi sono accorto che c'erano delle cose che non andavano bene. E le elenca. Ridondanze di colorito retorico. Aforisticità insistita, quindi ma troppa assertività nei dialoghi. Sentenziosità dei dialoghi, che poi lui richiama. E poi aggiunge, ho lavorato oltre un anno alla correzione di questi difetti. Quindi ha lavorato oltre un anno. Parliamo di Pontigia. In barba al premio preso. Parliamo di Pontigia. Certo. Dalla revisione capillare, parola per parola, il testo è uscito non vistosamente, ma profondamente modificato. Modificato, perché proprio nei dettagli che cambiano le cose. Mi sembra più rapido, sfumato, ambiguo, ironico. Attenzione sull'ambiguità, proprio giorni fa c'è stato su Facebook un post di Matteo Marchesini, che è un eccellente critico letterario, il quale ricordava come l'ambiguità sia una dei valori maggiori dell'oggetto letterario, scusate questa espressione. Ambiguo, il lavoro sui dettagli ha finito per cambiare l'insieme. Io spero sia migliorato. Ora, a parte l'eleganza, il garbo, no, di questa cosa, ma l'onestà intellettuale che c'è dietro, cioè il rimettere mano a un libro che già era bello e che poi è diventato bellissimo. Io l'avevo letto anni fa. Quest'estate ho fatto un po' scorta di letture e di riletture in vista appunto di questo per me bellissimo appuntamento con i libri del villaggio e quindi ho detto, ma riportiamo un po' La Grande Sera, perché me lo sono riletto. Allora, La Grande Sera di che cosa parla? Vai. Sarebbe più facile dire di cosa non parla, non lo so. C'è un uomo d'affari realizzato, benestante, che a un certo punto scompare. Non si sa più che fine abbia fatto. Scompare. Siamo nei giorni nostri, il libro dell'89, quindi sì. Un libro ambientato nel nostro tempo. Chiaramente all'epoca, quando è uscito, non c'erano i cellulari, non c'era il digitale, era tutto molto diverso, ma insomma è il nostro tempo. E quest'uomo scompare, lascia nello sconcerto la moglie, la sua amante, il fratello e i suoi collaboratori e i suoi soci. Non si sa che fine abbia fatto. Nello sconcerto, nello sconforto, resta anche il nipote.
con la persona con la quale quest'uomo aveva un rapporto privilegiato. Comunque dice arrivederci a tutti, cioè non lo dice, e non si fa più trovare. Il libro comincia, il romanzo comincia con questa bellissima scena di questa donna, che lo, della sua amante, che lo aspetta per un incontro pomeridiano e non lo sente arrivare. Da questo fatto si apre un romanzo che ruota attorno all'enigma, cioè tutti i protagonisti, i personaggi di questa storia sono chiamati a confrontarsi su che fine possa aver fatto quest'uomo e soprattutto sul perché di questa scomparsa così non decrittabile, così chiusa, così nascosta. E cominciano a ipotizzare. Cominciano a ipotizzare con reazioni diverse e quello che fa, che è interessante vedere, non è tanto l'aspetto presuntivamente psicologico dei personaggi, che è un'espressione che io ho sempre poi qualche difficoltà a comprendere, ma è interessante l'aspetto della reazione e del sistema di reazione, di relazione che si crea, che ciascuno crea in rapporto, quindi in relazione a questa scomparsa. Ognuno reagisce in modo diverso. Nell'imbastire questa storia, però, Pontigia, che è stato questo libro, sappiatelo, è una lezione continua di scrittura. Chiunque voglia scrivere oggi, fare letteratura, secondo me non può prescindere da questo e da tutto Pontigia, assolutamente, nel modo più assoluto. È uno dei pochi scrittori che veramente restano stagliati in alto nelle nostre lettere. Sì, parla di questa storia, ma affronta una infinità di temi. Allora, intanto quasi ogni pagina contiene una riflessione sulla lingua e sul linguaggio, non pesante, non pedante, è una riflessione che ci arriva per bocca dei personaggi. Attenzione, Pontigia è uno scrittore, un uomo che lavorava con le parole, un uomo che presentava i libri, scriveva i libri perché sentiva che scrivere libri era importante, era una qualcosa che gli era la parte della sua vita, non altro che questo, parte della sua vita. Ecco, vedi, questo ci consente di rimarcare ancora una volta il ruolo che poteva avere la letteratura. E quindi il riflettere, il ragionare sulla lingua, sul linguaggio, non era qualcosa di laterale, di ozioso, di superfluo, era qualcosa di estremamente importante. Quindi questo libro diventa anche un po' un saggio sotto questo profilo, cioè una presenza di questi innesti che non disturbano la lettura, il racconto, l'incedere del racconto che va avanti come fosse un romanzo d'avventura, ma l'avventura è semplicemente che non c'è l'avventura, è scomparsa, c'è l'avventura del mistero di una vita che è quella di tutti, perché questo è un libro che parla della vita. Ma appunto dicevo il linguaggio, La Grande Sera parla della vita, poi ci torniamo. Sì. Attraverso questo discorso sul linguaggio e sulla lingua, poi Pontigia tocca una serie di temi importanti, la recita, il doppio, sì, la maschera, la menzogna, il tradimento, la fuga, appunto. Questo è un primo livello tematico. Poi c'è da dire anche che questo livello tematico, questo primo livello tematico, al pari di tutto il libro, viene gestito anche con molta ironia. Questa ironia può trovare la forma di stoccate, come in uno dei capitoli iniziali, riservate alla pseudo società letteraria, a quel sottobosco un po' così che si trova ovunque, nelle piccole grandi città, nelle capitali, nelle metropoli come in provincia. Quindi c'è una critica proprio. C'è anche, sì, una presa in giro, Pontigia ironicamente si diverte, anzi dico perché a volte per trovare una perfidia di questo livello bisogna risalire addirittura a Fogazzaro, Fogazzaro di Piccolo Mondo Antico, che nessuno conosce, nessuno tratta, ma invece era perfido con i suoi personaggi, almeno alcuni dei suoi personaggi in quel romanzo lì. Una perfidia non cattiva, non malvagia, ma molto vera e molto severa. Essendo vera, era anche severa. Questo lo fa, ci sono queste immagini che arrivano, ma tutti questi temi, la riflessione sulla lingua e sul linguaggio, quindi sul rapporto con la parola, si poi amplificano ulteriormente in altre tre direttrici. La prima direttrice è questa, è che
Questo libro è un libro sull'età adulta, è un libro sulle derive, usiamo questa parola un po' moralisticamente, dell'età adulta, su quello che si diventa quando si diventa adulti. Ora, dire derive dà una connotazione appunto un po' moralistica, un po' giudicante, che io voglio togliere da questo mio discorso, così come dal libro di Pontigia. Diciamo che è un libro che racconta che l'età adulta è un'età che è screziata da tutto quello che si è vissuto. Quindi porti con te tutto quello che ti ha toccato, nel bene e nel male, e che ti continua a toccare. Ed è quello che ti spinge a fare delle cose o a essere quello che sei o a non essere quello che potresti essere. Perciò dicevo, è un libro sulla vita. Un libro sulla vita in quanto è un libro sulla verità dell'età adulta. Qui si parla di relazioni extraconiugali, di cose che fanno parte poi della verità della quotidianità, non di tutti, ma fanno parte della quotidianità. In maniera abbastanza inevitabile. In maniera abbastanza, dal mio punto di vista, sì. In maniera abbastanza inevitabile, dal suo punto di vista, credo anche, perché sì. È una tematica che ricorre nei suoi libri. Diciamo che nella grande, mettiamola così, nella grande partitura musicale della produzione pontigiana c'è questa continuità, costante. C'è questa tematica costante che c'è anche in Nati due volte, per esempio quel suo romanzo, vabbè, quello è un altro discorso, poi ci arriveremo. Quindi è un libro sull'età adulta e racconta anche di come crescendo, almeno l'ho vista così, in qualche modo l'età adulta sia qualcosa che ti spinge in un corner, in un angolo di reducismo, un po' perché sopravvivi a te stesso e agli altri, un po' perché convivi con te stesso e con gli altri e con la vita, e un po' anche perché questo corner di reducismo non è tanto un accettare quello che ti è stato tolto, sottratto, che pure è qualcosa di inevitabile, ma è qualche modo un avvicinarsi a quello che tu senti come essenziale. E magari puoi sentire come essenziale il fatto anche di arrivederci a tutti, senza dire arrivederci a tutti, scomparire e chi si è visto, come fa il personaggio. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che qui un personaggio, il fratello dello scomparso, dello sparito, a un certo punto, nel concludere un dialogo, pone a se stesso la domanda: e io? E io? Punto interrogativo. Allora, questa e io è la vera, unica, fondamentale domanda che la letteratura, quando è letteratura, ci pone e fa sì che noi poniamo a noi stessi. E io? Tu leggi una poesia, ti chiedi e io, leggi l'Ulisse di Joyce, in qualche modo ti chiedi e io, leggi Primo Levi, anche se è una cosa lontana dalla tua realtà, ti chiedi e io come avrei reagito, come mi sarei comportato, come avrei avuto paura, penso a Levi. E io è la domanda che la letteratura ci impone. Questo è tutto un libro che ti porta a chiedere e io cosa avrei fatto? E io potrei scapparmene un giorno? Potrei non essere più ai libri del villaggio col sollievo di tutti quanti. A fine stagione. Ecco, questo è quello che... Sì. Ma ancor più che questo libro, sì, è un libro che parla di questa scomparsa, è un libro che parla dell'età adulta, è un libro che parla ma soprattutto è un libro che parla del passato. Cioè il protagonista di questo romanzo è il passato. Il motivo per cui chi scompare in questo romanzo scompare lo fa perché in qualche modo il suo passato lo porta, si guarda indietro, non è contento di quello che ha fatto, o sarà contento in un modo diverso, ha smesso di essere contento, allora decide di cambiare qualcosa. Sì. Quindi c'è il passato che dà, come dire, la sponda vincolante alla vita. E questo mi permette, alla vita di questo personaggio, e questo mi permette di aprire un parallelo con quello che io ritengo in assoluto uno dei libri, è facile dirlo, uno dei capolavori assoluti della letteratura, Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, libro meraviglioso, struggente, capolavoro assoluto. Ora, la differenza qual è? Che qui, nel grande Gatsby, c'è una frase che è diventata non staccabile da questo romanzo: non si può ripetere il passato. Questo è uno degli assunti che governa l'opera di quest'opera di Fitzgerald. Non si può ripetere il passato, cioè il passato non può tornare, non può. Beh. Nella Grande Sera invece il passato è ineliminabile.
è il passato che sta lì, che non può tornare, ma che in qualche modo ti condiziona. Mi sono interrogato fra queste due forme di passato. Il passato non può tornare, come succede nel Grande Gatsby, oppure può, tornare, può rimanere lì pur non essendo presente, come succede nella Grande Sera. Ecco, quello che succede quando uno legge, un essere umano normale legge la letteratura che merita di essere chiamata così, Pontigia ti fa rimbalzare liberamente su Fitzgerald, poi ci sono quelli che sono fissati con i rigori da sussidiario, ti dicono no, ma sono due scrittori diversi, ma è punto, meglio che siano due scrittori diversi, facciamo gli incroci, facciamo gli intrecci. Per gli amanti del sussidiario, facciamo quelli che George Steiner chiamava i balzi remoti dell'esempio, cioè agganciamo, connettiamo le cose diverse, utilizziamo una chiave comparativistica nelle nostre cose, forse usciremo dalle secche del nozionismo più vizio, più comodo. Insomma, questo passato è qualcosa, il passato non si può eliminare, ci dice La Grande Sera, il passato non può tornare, dice si legge nel grande Gatsby. Nell'un caso e nell'altro sono due romanzi che hanno questo grande protagonista, il passato, e in qualche modo un protagonista è anche l'amore, un amore vissuto diversamente, un amore che prevede anche il tradimento in entrambi i casi, ma è un amore che esce un po' frustrato, molto frustrato nel Grande Gatsby, un po' meno nella soluzione più dimissionaria della Grande Sera. Per concludere, quindi, per salutare Giuseppe Pontigia a 20 anni dalla sua scomparsa, quello che io posso dire di più giusto, vero, sincero è di rileggere La Grande Sera, o leggere La Grande Sera, e già che ci siete leggete anche se già non avete fatto, rileggete il grande Gatsby, cosa che io rifarò, perché poi a un certo punto nella vita uno deve capire che la cosa che ha senso è rileggere, come diceva Borges, i libri, no? Perché se lo rileggi 10 volte questi libri, queste sono, per me sono state due riletture. Io con l'omaggio intanto. Ultima cosa, vai. Silvano Agosti, regista ma anche scrittore, in un suo Pianeta Azzurro, in un suo romanzo, mi pare che fosse Uova di Garofano, ma potrei sbagliare, scrive una frase che ha molto a che fare con La Grande Sera, con quello che abbiamo detto, che abbiamo cercato di dire, e anche un po' con il Grande Gatsby. È la frase che dice un bambino, e dice: io gli adulti nella mia vita li ho sempre visti così, due punti, sinceri nell'obbligo quotidiano della menzogna. Non è una frase che va vista con le lenti del moralismo, è una frase che va vista, secondo me, con le lenti dell'unico realismo che ha un senso, cioè la sincerità verso quello che siamo, e quello che siamo dovrebbe essere la vita. Questi due libri, fra le bolle di sapone di Rino Orsatti, parlano di questo, della vita, e a 20 anni dalla scomparsa di Pontigia, La Grande Sera resta uno dei nostri grandi libri. Non è assolutamente sbagliato avvicinarlo a un grande capolavoro come il Grande Gatsby. Evviva. Tutto qua. Evviva. Ci siamo. Allora. Depongo gli appunti. Complimenti. Grazie. Ci Noi alziamo. Ci vediamo. Ci vogliamo alzare. Ma alziamoci. Alziamoci. Pietro, ci alziamo. Per salutare. Lasciamo il saluto. Tutti microfono. Gli amici che ci seguono. Allora, grazie. Noi ci grazie. Vediamo, caro Simon. Grazie di cuore. È stato bellissimo. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti. Nota. Arrivederci.